Questa sera abbiamo Don Ugo Bordello che presenta il suo nuovo libro e introdurrà il nostro amico Gianni Gazzino. Passo direttamente la parola a lui. Grazie. Allora, questa sera è una serata molto interessante, molto importante. Siamo con Ugo Bordello, che è un sacerdote della Prelatura Santa Croce e Opus Dei, ed è un sacerdote che ha 50 anni di sacerdozio. Una persona che ha scritto molti libri, una persona che ha un'esperienza straordinaria, come hanno tante persone che hanno modo di poter stare con le persone e accoglierne le confidenze e poterne vivere insieme con loro la vita e i problemi. Don Ugo ha scritto già diversi libri e li ha fatti per aiutare le persone, ha fatti per aiutare le famiglie. Questi libri sono stati pubblicati e hanno avuto tutti un grande successo. Ne cito uno per tutti, che è Liberare l'amore, ma anche Le crisi dell'amore, è un libro che ha avuto molto successo. Sono libri per la famiglia, sono libri per anche per i ragazzi, per gli adolescenti, per i fidanzati. Questo ultimo libro che ha scritto, di cui oggi lui ci parlerà, è intitolato Sapere di amore. Naturalmente il titolo già è un programma e richiede anche una spiegazione che poi Don Ugo penso che vorrà anche farci. Sapere di amore si intende evidentemente in modi diversi e ha un sottotitolo, distinguere nel cristianesimo la fede dalla religione. Ma in realtà questo distinguere la fede dalla religione, che è un argomento stimolante, interessante, apparentemente sembra un po' anche difficile da capire, in realtà ha una sostanza molto forte, è in realtà uno dei capitoli, uno dei libri di questo libro, perché questo libro in realtà è un libro che si può comporre, si può distinguere in cinque volumetti, è un po' difficile chiamarli volumetti perché il libro è piuttosto significativo. Devo dire che è un libro che si dice un libro lungo ma facile da leggere. Devo dire che è un libro lungo che si legge molto volentieri, ma che richiede alcuni passaggi veramente di essere assaporato, come il titolo dice, perché merita una riflessione. È un libro che prende, che in certi momenti veramente cambia il modo di ragionare, cambia il paradigma. E bene, dicevo, i cinque libri sono così articolati, io leggo un po' dall'indice tanto per darvi un'idea. Allora, il primo volume potrebbe essere costituito dal primo e dal secondo capitolo. Il primato della carità e la differenza tra carità e opere di carità. E già qua, su questa differenza tra carità e opere di carità, troviamo molto da dire e Don Ugo ci dirà. Poi il terzo capitolo, che in realtà è il secondo volume, è religione cristiana e fede cristiana. Quindi la differenza tra religione e fede. Poi abbiamo un quarto capitolo che vi prego di leggere, non so se stasera riusciremo ad approfondire perché è veramente un capitolo di sostanza, intitolato I tre convincimenti dello Spirito Santo, che sarebbe a dire, leggo i sottotitoli dei capitoli, convinti di peccato, convinti di giustizia e convinti di giudizio. È una frase del Vangelo di Giovanni che è poco commentata, che richiede invece un approfondimento, che è uno dei segreti della vita cristiana, poi semmai qualcosa ci dirà, ma credo che sia una cosa che valga la pena approfondire personalmente. In ultimo, gli ultimi due libri sono libri utili, come impostare una feconda lotta scetica, cioè cosa serve per vivere bene, per vivere da cristiani, e poi educarsi ad amare, emotività, amore sincero, amore di condivisione, amore maturo. In casa scherzavamo l'altra sera, ho letto il libro di amore maturo, dico adesso questa la posso permettermi di farla perché ho raggiunto l'amore maturo. poi qui, anche qui vale la pena studiarsi bene queste cose. Sì, perché studiare non è una parola casuale, perché questi sono argomenti che meritano veramente studio. Allora, per iniziare e quindi per passare subito la parola a Don Ugo, io farei una domanda. Questo primo capitolo, primo volume, la questione dell'amore. Vediamo
esattamente come è scritto il titolo. Carità e opere di carità. Allora, qual è la differenza tra la carità e le opere di carità? Perché ci serve questa differenza? Poi ci arrivo, Ricomincio con un fatto, un aneddoto veramente successo a un ragazzo. 2 anni fa, un ragazzo è recato a Nairobi per fare un campo di volontariato, queste cose bellissime che fanno i giovani, no? Un gruppo di ragazzi è andato in Africa per aiutare. Questo ragazzo qui è stato messo con un altro in uno stanzone squallidissimo, curato dalle suore di Calcutta, pieno di bambini piccolissimi, ammalati, moribondi, piangenti, dormienti. Lui guarda sta bolgia, uno stanzone squallido, uno stanzone. E sta lì. Allora la suora, con finta burbera, dice: ma insomma, siete venuti ad aiutare o a guardare? Era giusto per stimolare. Quello va, vorremmo aiutare, ma come possiamo fare qui? Come cosa puoi fare? Dai, vedi quel bambino che piange, dai, prendilo in braccio, fa quello che puoi, coccolo, è solo, poveretto. Quello lo prende in braccio, fa quello che può, e dopo un quarto d'ora gli sale in braccio e gli muore in braccio. E allora va dalla suora, tutto sconsolato, è morto, dice. E lei lo guarda e dice: beh, rallegrati. Tu hai fatto con lui per un quarto d'ora quello che Dio farà con lui per tutta l'eternità. E quel ragazzo, tornando in patria, ancora adesso dice: la mia vita si distingue in 2 parti, prima di Nairobi e dopo Nairobi. Cioè, conosceva bene le opere di carità, ma lì ha scoperto la carità. Cioè, il valore assoluto di una persona, no? Perché si può aiutare i poveri tutta la vita senza amarne uno, si può. Adesso poi lo spiego meglio. Ecco, il problema allora è capire che tutti i problemi degli uomini e delle donne sono problemi di amore. Può sembrare retorica di un prete che predica, però no, sono tutti problemi di relazione. I problemi più grossi di una moglie glieli dà il marito e viceversa. Poi i figli, poi le suocere, nuore, eccetera, poi il lavoro. I rapporti con il capo sono relazioni cioè, importanti. Bello, brutto, facile, difficile, ma sono importantissime. No? Cioè alla fine tutto diventa un problema di relazione, che questo è un problema di amore, no? Ecco, capire bene questo non è facile, perché quando si dice la parola amore tutti sono convinti di saperne abbastanza, tutti, anch'io. Solo che io lo studio da 50 anni e scrivo, per cui qualcosa in più forse, no? Cioè, per dire, io da tanti anni ho capito che non ne so abbastanza. Però quando parla di amore la gente, sì. E invece no, bisogna approfondire tutta la vita. Diceva la famosa poesia di Carlo Wojtyla, diceva: l'amore mi ha spiegato ogni cosa. L'amore ha risolto tutto per me, tutto. E la sua vita poi è stato un esempio di questo, no? Santa Giuseppe Maria in cammino dice: Signore, dammi misura di equilibrio in tutto eccetto per l'amore, no? Perché a volte uno mette l'assoluto sulla libertà e diventa pannella, lo mette sulla giustizia e diventa marxismo, no? E se invece lo si mette sull'amore, sulla persona, allora si può stare bene. Allora veramente si può vivere rispettandosi tutti. Cioè, l'unica assoluta è l'amore, che poi vuol dire il rapporto tra persone. Diciamo. L'amore non è fatto né di sentimenti né di sacrifici. Richiede un mucchio di sacrifici e dà molti sentimenti bellissimi o meno belli. Diciamo. No?
Io ci ho messo pochissimo tempo a capire che l'amore non è un sentimento, ma è qualcosa di più, pur avendo sentimenti. Ci ho messo un mucchio di anni a capire che non è un sacrificio. Perché se non è un sentimento, cos'è? In genere uno dice, se non è un sentimento, bisogna sacrificarsi, il dono di sé. L'amore è dono di sé, non c'è dubbio. Ma prima di essere dono di sé, è la bellezza dell'incontro, no? È abitare il cuore dell'altro, no? È l'incontro di due cuori, due persone, due destini che si uniscono. Anche nell'amicizia, certo, non soltanto nell'amore umano, no? Nei primi quattro libretti parlo di amore a tutti i livelli, poi nell'ultimo distingo. Ecco, allora, capire che tutta la vita dobbiamo imparare ad amare, fino all'ultimo istante. L'amore è il vero compito che Dio dà all'uomo. Chiamo serve a tutta la legge, disse, no? Ed è un compito che non va mai in pensione, non finisce mai, è l'unico compito che dà futuro. Se uno sa amare, veramente, e viene fuori una bella famiglia con alcuni figli, molti nipoti, se muore a 87 anni, 92, con tanti nipoti in giro, tanto all'eutanasia non ci pensa manco lontanissimamente, perché tu devi... Arriva il nipotino, deve amarlo nonostante che sta morendo, con una fatica enorme. Diciamo. Poi vi parlerò del buon ladrone che ci insegna tutto. Ma se non me lo ricordo, non lo ricordi tu, perché veramente se uno impara la lezione del buon ladrone, ha imparato tutto. No? A me ha colpito una cosa, lei dice che il solo compito che è affidato di essere umano è imparare a volere bene, amare gratuitamente e sinceramente, ma questo imparare a voler bene mi ha colpito, come se la nostra vita fosse tutta da destinare a imparare. È la storia. La storia, Dio ci ha messo nella storia per imparare ad amare gli altri. Forse per Dio, gli angeli che non hanno fratelli, ognuno è una razza diversa, no? Perché non avendo corpo non possono distinguere vari individui nella stessa forma, no? Nella stessa razza. Gli angeli non hanno fratelli, hanno deciso fuori dalla storia se star con Dio o con... Noi invece ci siamo messi nella storia perché in cielo ci possiamo andare solo con gli altri, portandone qualcuno, da solo non ci si può andare. In cielo non ci si può andare da solo. No? Cioè Dio ci ha messo nella storia per imparare ad amare gli altri, non Dio, gli altri. Chi chiama è Dio. E noi dobbiamo ricambiare Dio amando gli altri. Dice Cardinal Ratzinger diceva, ma non sappiamo tutti che l'amore è la parola suprema, l'ultima vera parola su tutto il reale. Poi da Papa diceva, imparare ad amare. Questo tema è centrale nella fede e nella vita cristiana. L'uomo è fatto per amare. La sua vita è pienamente realizzata solo se è vissuta nell'amore. E questa è la chiave di tutta l'esistenza. Diciamo. Per cui bisogna atteggiarsi a imparare, a non credere di saperne abbastanza. Io che sono 50 anni che scrivo di amore, predico di amore, aiuto la gente, i fidanzati, mi suonati, la mattina sera, vi garantisco che non passa giorno che non prenda due o tre appunti sull'amore. Non passa giorno, io ho qui il palmario, c'è tutto, no. Sempre c'è uno spunto nuovo, sempre c'è da scoprire qualcosa. Se stasera andiamo via avendo l'idea che bisogna studiare un po', leggere qualcosa, abbiamo usato bene il tempo, diciamo. Se vedete San Paolo è impressionante, diciamo, no? Dice... Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. Ora, bisogna distinguere tra amore e carità, nel senso che la carità è soprannaturale, la carità è l'amore che ci dà lo Spirito Santo, la carità è l'amore in Cristo, mentre l'amore vale anche tra marito e moglie, tra amici, anche tra due buddisti, vale anche per non battezzati, vale anche chi non conosce il Vangelo. No? La carità c'è qualcosa di diverso in più, una responsabilità nuova,
un regno nuovo, una casa nuova, un legame nuovo, però ha bisogno dell'amore al naturale, ha bisogno di gente che sappia amare. Per esempio, il sacramento del matrimonio deve essere basato sulla carità, volersi bene in Cristo, no? Con lo Spirito Santo. Sì, ma se poi a marito e moglie non sanno amarsi umanamente, dove va a finire il sacramento del matrimonio? No? Cioè, senza la base umana non si può costruire il soprannaturale. Per cui qui ogni tanto parlo di carità, ogni tanto di amore, ma poi ci capiamo, diciamo così. San Paolo non parla più di carità e dice che no, al di sopra di tutto vi sia la carità che è il vincolo della perfezione. E poi arriva a dire che è la cosa più grande del mondo. Il mondo dice chiaramente, la cosa più grande è la carità. Tutto passa, solo la carità rimane per l'eternità. No? Cioè la carità non è una virtù tra le altre, un impegno tra gli altri, devo pregare, moltiplicarmi, lavorare, voler bene agli altri. No, non è così. No? Devo sapermi amato da Dio e voler bene agli altri. Ma e basta, stop. Perché da lì viene fuori tutto, lavorare seriamente, trattare bene la gente, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa che si raggiunge con l'impegno. Non è una cosa che si raggiunge con l'impegno. La carità, come carità, è un dono di grazia. L'amore, studiando, mettendo impegno nello studiare, invece si può migliorare molto. E poi, quando uno lo va scoprendo, porta anche tanti sacrifici l'amore. Cioè, quando nasce un bambino, una mamma è capace di qualunque sacrificio, non li chiama sacrifici. A me alzarmi 3 volte di notte sarebbe un sacrificio folle, ma quante mamme lo fanno? E non le chiamo manco sacrificio. Perché? Perché c'è un amore. No? Per cui l'amore richiede molti sacrifici, ma non è un sacrificio, è un bambino, per dire, no? Certo, i giovani danno importanza all'amore, l'innamoramento, eccetera, ma da grandi sempre più importante la salute, i soldi, il lavoro, no? L'amore, Invece no, è sempre un problema di amore. Cioè, è facile constatare che la parola amore è la più importante ed è la più confusa. Se oggi domandate a una persona cos'è amore, insistete un po', tieni fuori, io non insisto, non le domando, cerco di dirlo, no? Di per sé, di per lì uno crede di saper tutto, se gli domandi cos'è non sa bene cosa dire. Oggi ci sono tante parole confuse della cultura, no? Cosa vuol dire felicità? Cosa pensa la gente per felicità? Uno è felice quando vince la Juventus, uno è felice quando c'è successo, uno è felice quando guadagna soldi, uno è felice nei piaceri, ma non è felicità, tutte queste cose qui non sono felicità. E cosa sarà mai felicità? Allora c'è confusione sui termini, perché se non ci capiamo cos'è libertà, cos'è amore, cos'è felicità, uno non cresce. Cioè, si barca meno, poi le cose vanno male dalla colpa agli altri, no? Tante accuse in famiglia, che ci guadagna un marito e una moglie a litigare? Niente. Ci perdono un mucchio e non si guadagna niente. E Dio l'ha messo insieme in un modo fantastico, come Dio ha fatto uomo e donna e da urlo. È una cosa di una bellezza straordinaria, pensateci bene. Un minuto al giorno, io lo do come cura, una pillola al giorno, un minuto al giorno, pensa come Dio ha creato uomo e donna, e genitori e figli. Magari, se ci pensi un attimo, è da urlare per strada, è la cosa più bella, infatti, l'ho visto la Bibbia, quando creò l'uomo e la donna, vide che era molto buono, tutto il resto era buono, questo era molto buono, no? Però se c'è confusione, naturalmente, poi non quando, allora studiare, capire, distinguere, è quanto mai opportuno, poi non è che bisogna studiare tanti libri, qualcuno però sì. No? Oggi si studia meno per sposarsi, si studia meno che per prendere la patente, dico sempre, no? Mentre per laurearsi si studia un volumone incredibile, esami da 1500 pagine, 700 pagine, no?
Io ho scritto questo libro per fidanzati, Il sogno dell'amore per sempre, 350 pagine. Se non motivo un ragazzo a leggerlo, ma manco se lo sogno di leggerlo. Se lo motivo lo legge, deve, mi ringrazio davanti, perché poi serve un uomo. Ma se non lo motivo, no, davanti a un libro. Poi si sposa, un mucchio di guai, dà la colpa alle altre persone, alla coniuge in genere, si dà la colpa al coniuge, no? E non ci si guadagna nulla. Quando invece a imparare ad andare d'accordo, con qualche litigatina ci vuole qualcuno, perché per esprimersi bisogna tenere dentro le cose, no? Cioè, però imparando a usarlo bene, si cresce da un attimo. Allora, l'idea, cioè, l'amore è la cosa più importante del mondo. Con la confusione che c'è sulla parola amore, quello che le persone sanno dell'amore è così poco, ma così poco, non adesso no, non penso a voi, è così poco che con quel poco non si fa niente. Cioè con quello che uno crede che sia, lui pensa di sapere che amore, cos'è amore. Con quello che pensa non risolve quasi nessun problema. Ma anche quelli di marito e moglie, dei genitori e figli, insomma. Per cui non pensa che l'amore sia tanto importante. L'importante sono i soldi, la salute, il lavoro, la salute, eccetera. No? Invece se uno va scoprendo che dietro sono tutti i problemi di amore, di relazioni, perché marito e moglie si vogliono bene, l'educazione è già fatta, questo poi lo dirò poi alla fine, no? Quel noi della famiglia, no? E così via. Quando si vuol bene, anche se c'è un po' di crisi economica, se la moglie dice al marito, oh marito mio, non ti preoccupare, farò miracoli in cucina, ma ce la caveremo perfettamente. Diventa un'avventura. Se invece la moglie comincia a dire, ma guarda come c'è ridotto, ma insomma non sei capace, non dovevi sapere, una rovina, cioè non si può vivere. Con una crisi economica, un uomo che non riesce a portare a casa i soldi sufficienti, che per lui già è una sofferenza atroce, se la moglie non lo capisce succede il fine, no? No? Se invece si uniscono nelle difficoltà, poi prima o poi in genere passano e sono cresciuti da matti, no? Cioè per cui col poco che si sa non lo si usa per affrontare i problemi e lo si lascia da parte e si sbaglia, allora proprio il telos, il traguardo della vita, il senso della vita, la compito di Dio si dà, no? C'è una barzelletta del contrabbandiera, non so se la sapete, quel di Como, c'è la frontiera, un contrabbandiera, passa tutti i giorni la frontiera con una bella gerla, sapete qual è la gerla? Questo contenitore di bimini che uno si mette sulle spalle con due cinghie, no? E lui passa in bicicletta con la sua gerla piena di paglia, no? Tutti i giorni, e i finanzieri lo fermano, cosa porti? Niente, come niente, svuotano la paglia, cercano tra la paglia e non trovano niente, rimettono la paglia e se ne va. E così tutti i giorni. Un giorno uno non ce la fa più, lo aspetta dopo due o tre curve, per farsi vedere, gli dice, senti, Ti do la mia parola, ti prometto che non ne farò nulla, non ti darà nessun danno, ma mi devi dire cosa contrabbandi, perché io non ce la faccio più. Dice, guarda, ti garantisco che non... Quello, per farsi amico un finanziere, dice, mi dai la parola? Sicuro? Sì, ti do la mia parola. Io contrabbando biciclette. Se uno sbaglia la mira, non troverà mai. E allora, ecco, quando si fallisce la mira, poi alla fine la vita diventa un pugno di mosca, no? Diceva uno a Napoli, quando ho abitato a Napoli, la vita è un pugno di mosca, uno fa tante cose per i figli, e poi quelli se ne vanno, ma non ti guardano in faccia, come prendere un pugno di mosca? Fortunati voi preti, dice, ma guarda, noi preti ci siamo perché i mariti e mogli siano fortunati anche loro, non ci rallegra essere più contenti degli altri, cioè, va bene? No, ma un po' come diceva il poeta Borges, io mi sono portato alcune citazioni, lo troverete poi nel libro. Ho commesso
il peggiore dei peccati che possa commettere un uomo, non sono stato felice. I miei mi generarono per il gioco azzardoso e stupendo della vita, per la terra, per l'aria, per l'acqua, il fuoco. Li ho frodati, non fui felice. Realizzata non fu la giovane loro volontà. Quando tu si sposa e mette un figlio, vabbè, no, non voglio amata di farlo felice. No? Il figlio però non è riuscito a essere felice, dice lui. I poeti poi va a sapere. Mentre invece, ecco, poi adesso passo la distinzione tra carità e opere di carità, che è quello che mi interessa di più, no? Perché è lì che ci si inganna. Ecco, Borges dice, ho frodato i miei genitori, mentre San Giovanni Evangelista, quando era vecchio, tanto vecchio che non camminava più, lo portavano in spalla alle assemblee, tanto vecchio che faceva fatica ormai a parlare, e più di una frase non riuscivo a dire, potendo dire una sola cosa del cristianesimo, di tutto il cristianesimo, non dice pregare, mortificarsi, lavorare, dice amatevi l'un l'altro, figliolini miei amatevi l'un l'altro. E narra la leggenda Auro che raccoglie le testimonianze degli apostoli, eccetera, San Policarpo che racconta queste cose, un padre apostolico, no? Dice dei giovani a un certo punto gli dicono maestro ma ci dice sempre lo stesso, ci stessi sempre più a dirvi amati un anno, dopo 5 minuti dovreste vedere lungo, ma è venuto da Roma solo con desiderio. Allora lui raccogliendo le forze dice come sempre lo stesso, dice, è l'unico il comandamento del maestro, chi lo serve serve tutta la legge. E San José Maria un giorno ci diceva capisco benissimo la predicazione unica di San Giovanni alla fine della sua vita, cioè che l'uomo che ha fatto l'esperienza più profonda di Gesù e della Chiesa, potendo dire una sola cosa, dice amatevi. Non dice pregate, andate a messa, quello che sia. Perché per amare gli uni gli altri bisogna proprio mettersi tutto. C'è Gesù, c'è la messa, c'è la preghiera, non si può amarci senza pregare. Insomma. Però la preghiera è un mezzo, la carità no, è un fine. Ecco allora, però... Da qui ne viene il problema di distinguere la carità dalle opere di carità, perché è chiarissimo, incontrovertibile, che se non ci sono opere di carità non c'è la carità. Cioè nessuno può dire, un marito non può dire amare la moglie e maltrattarla. Mentre la maltratto non ha, no? Nessuno può vedere un povero e dire questi lazzaroni eccetera eccetera, può darsi che non è il caso di aiutare tutti i poveri, non si può mica, no, oggi ne ho trovato per una 7-8 anche più, a metà gli ho dato qualcosa, ma però non si può dire di amarlo e disprezzarlo, non si può dire di amarlo e trascurare, per cui dato che non esiste la carità senza opera di carità, l'amore senza il sacrificio, tanti deducono, è facile dedurre che se ci sono sacrifici e opere c'è anche la carità. No? È molto facile questo, molto facile. Perché se uno parla di amore ma poi non fa niente, dice sempre parla di meno e fa di più, ed è giusto, no? Però è giusto fino a un certo punto, perché poi quello fa di più ma non ama di più. No? Papa Francesco. Alcuni lo prendono proprio solo in quanto andare dai poveri, in periferia. Però se uno guarda tra Papa Francesco, è uno che sa amare. Uno che ogni persona che incontra se lo mangia vivo. Gli amici suoi se li cura da matti. Io ne conosco qualcuno argentino che sta a Roma, ma è una cosa bellissima. No? Cioè, è uno che sa amare. Magari non distingue per bene, come faccio io nel libro, carità e opere di carità, però... Non è uno che poi lo dice anche tante volte, cioè non è che i poveri sono soltanto quelli poveri, il povero fa tante altre categorie. Oggi per me la frontiera, più frontiera che esiste è la famiglia. Cioè dove c'è più sofferenza oggi è la famiglia, oggigiorno. Con tutti i beni che abbiamo, abbiamo raggiunto, no,
la massima fragilità dell'amore coniugale. Non si sa se tra 2 anni ancora mia moglie e mia moglie, non si sa, ma se va a sapere, o viceversa. Allora, quando non puoi più fidarti del vincolo coniugale, veramente la vita diventa di un travaglio, di un'incertezza, di una solitudine folle. No? Una persona lasciata, chi lascia si libera, chi è lasciato è depressione, è peggio della morte fisica, si chiama la morte sociale, che è peggio della morte fisica. Io che lavoro, sto con un ragazzo universitario, ogni tanto ne arriva uno lasciato dal ragazzo dopo 5, 4, 7 anni di fidanzamento. Succede anche il contrario, ma sono più le ragazze che lasciano i ragazzi. 8 su 10 di fidanzamenti che saltano, o di famiglie che si separano, è la donna che chiede. 40 anni fa la donna non chiedeva mai una separazione e le ragazze non lasciavano quasi mai, i ragazzi non quando bisogna lasciare, ci sono dei ragazzi che bisogna lasciare, nel senso che se non sono all'altezza del matrimonio ci mancherebbe. Però io, i ragazzi che conosco io, tutto sommato, sono sposabili, no? Essendo sposabili, se c'è l'amore, sono sposabili, l'amore dovrebbe vincere tutto. Dovrebbe, perché se si interrompe, chi è lasciato veramente sta tanto male, ma tanto male. In genere anche un ragazzo lasciato la fidanzata, non solo un marito, ha 2 anni di depressione circa, più o meno lavorata, più o meno che studia, che non studia, ma però è una sofferenza profondissima. Non la può dire troppo in giro, è una sofferenza psicologica, la sente lui, gli altri non la vedono. Per cui il mondo va avanti, no? Si sta distruggendo la fiducia nel matrimonio, nell'amore, e il mondo va avanti e intanto si soffre sempre di più. I gradi di solitudine, di incertezza, di stalking, di femminicidio, eccetera, sono impressionanti, sono veramente impressionanti. No? Ci sono più di 2 milioni di uomini in Italia che insidiano la ex. Cosa vuol dire insidiare? Prima di tutto cercate di conquistarla, cioè un ragazzo, un uomo lasciato dalla moglie, per 2 anni circa cerca di riconquistare. Cambierò, capito, no? In genere una donna quando lascia per un uomo non torna più, in genere, no? Ci sono tante eccezioni a tutto quello che dico, no? Quando sono due persone di mezzo le eccezioni possono sempre essere. No? Dopo che 2 anni. Non ci riesce, può passare alla vendetta, può passare a insidiarla in un senso più negativo, no? Ora, questo sono 2 milioni, questo è un dato del ministero e non dei giornali. Quando fecero la legge sullo stalking, fecero un'indagine sullo stalking, su questo insidiare, no? La ex, no? O l'ex, perché anche. Però in genere lo stalking è più dell'uomo sulla donna che della donna sull'uomo. C'è anche viceversa, ma molto meno, insomma. Allora, qui devo stare attento al tempo che passa. Sì. Allora, dato che non c'è amore senza opere, è facilissimo pensare che ci sono le opere senza amore. E invece si possono parlare tutta la vita, come vi dicevo, aiutare i poveri senza amarne uno. Ma perché uno fa così? Perché una persona, quali sono le motivazioni per cui una persona fa le opere senza amore? Qual è la motivazione che lo porta a fare opere di carità senza amore? È sempre un bisogno di amore rovesciato. Peccato originale vuol dire essere nati da un amore infinito invece di cercarlo da Dio, cercarlo dagli uomini. Per cercare l'amore degli uomini va benissimo aiutarli. Così sono molte donne che hanno un figlio, non vogliono più di un figlio, e sono pronte a morire per quel figlio. Poi magari se appare il secondo non capace anche di abortirlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha un bisogno assoluto di un figlio che lo realizzi. Ma non è un dono della maternità, non è la gratuità. Oggi si parla di diritto, ho diritto a avere figli, ma si sa che non ho un diritto. L'unico diritto è il figlio che ha diritto che papà e mamma si divertano insieme da buoni amici. Quello è un diritto che ha il figlio. E se lo mette al mondo devi farlo felice, per farlo felice devi far felice il coniuge. E solo se fai felice il coniuge fai felice il figlio. Ci tornerò su questo. Ecco, allora, è troppo,
cioè fare il bene esalta da un attimo. Non, potete immaginare quante pagine del Vangelo, di San Paolo, eccetera, sono dette per metterci in guardia da confondere la carità con le opere di carità. Marta, Marta, tutti affanni. Oh, stavo facendo la cena per Gesù e 12 apostoli. Non è un'opera di carità quella, non è un'opera più che... No? E di fatto poi continua a farlo, perché, no? Se, se Maria, se non c'era Marta, andava subito in cucina, perché Maria amava Gesù, no? Se c'era da fargli da mangiare, lo faceva, ma dato che c'è mia sorella, che è così appassionata, non mettersi il mostro lì in cucina, per il marito non lo vedeva in Gesù, no? Poi si è pensato che Marta fosse la preghiera, no? Maria forse la preghiera, Marta le opere, non è vero. Marta è la carità, e Maria le opere, cioè Maria è la carità, e Marta le opere di carità. Mica Maria sta pregando, mentre sta ascoltando Gesù, un uomo, mica sapeva che era Dio, sta accogliendo una persona, sta invaghita di una persona nel senso buono della parola, no? Cioè, gli dà tutta l'ospitalità del cuore, di tutto, no? Per cui è la vera carità, ed era prontissimo ad andare in cucina. Ma ci ha dato invece Marta. Marta invece, come dire, tu sei il Messia, fuori di qua ti seguo da Marta, non c'è discussione, però quando sei a casa mia, che c'hai fame, e se non mangi dove vai a finire, lasciati servire. Questo momento è più importante di te. Questo vuol dire, no? Cioè, per le mie opere io cerco di avere più potere sugli altri, cerco di reggere il confronto con gli altri, cerco di paragonarmi agli altri, cerco il successo. Quando mi impegno a fare una cosa buona, se va male ci sto male. Cosa vuol dire? Che misuro me in quello che faccio e mi confronto con gli altri. Entrano in lotta di potere. Tra marito e moglie siamo mucchi di lotta di potere. Potrò vedere l'argomento senza mia moglie mi dice che sono un bambino. Potrò comprare una borsetta senza mio marito mi dica che sono un pendacciolo. Potrò del domenica, potremmo andare con un giro, con mia marito, no. Cioè, sempre una lotta di potere, no? Ma giusto, no? Ci devono essere, mica non ci devono essere, no? Genitori e figli, è tutta lotta di potere. Potrò tornare alle due di notte, andare con mia mamma, no? È tutto un po', tutta lotta di potere, no? Solo che, fatta bene, con i termini giusti va bene, ma nel fare il bene, io mi misuro con gli altri, io mi comparagono con gli altri. Se non, le cose non vanno bene, mi scoccio, se non mi ringraziano, dico, ma vado qua. Cioè, siamo sensibilissimi attraverso le opere a quello che è la mia immagine davanti agli altri. E allora Gesù fa molte coppie, il fariseo nel tempio e il pubblicano. Il fariseo con le opere va benissimo, paga anche le tasse. Il fratello del figlio del prodigo è uno che ha lavorato tutta la vita. Non ho mai chiesto manco un agnello per far festa con i suoi amici, è sempre stato obbediente, sempre, le opere funzionano, ma non c'è il cuore. Vedete come Gesù fa queste coppie, proprio per mettere in luce che non basta operare il bene, bisogna avere il cuore. San Paolo a un certo punto poi dice, no? Fratelli, abbiate un solo dovere nella vostra vita, di amarvi, perché chi ama segue tutta la legge. Dice, per cui amatevi caritas non ficta. Ficta in greco vuol dire ipocrita. Amatevi con una carità che non sia ipocrita. Cioè la carità può essere ipocrita. Adesso nessuno fa apposta, per cui stiamo tranquilli, però cioè, tutti abbiamo l'ormo proprio, ci caschiamo tutti, però saperlo perlomeno. Noi peccatori non è che dobbiamo salvarci con le nostre forze, dobbiamo essere umili, riconoscerlo e andare alla fonte dell'amore. No? San Pietro dice, amatevi sinceramente, con tutto il cuore, ecco, vuol dire che l'amore deve essere sincero, perché può non essere sincero. No? Ed è sincero quando c'è il cuore, non soltanto le opere, risolvere i problemi, la ripovia, no? Tu hai bisogno di me, no? Eccetera, eccetera. No? Quando Maria rompe un vaso di nardo di 300 denari sui piedi di Gesù, è un'opera anche quella, però è chiaramente un'opera che esce dalla carità, proprio imperiosamente è un atto di carità, no?
mentre gli apostoli erano pronti a usare 300 denari per darli ai poveri. Ma Gesù non gli va bene questo, gli va bene quello di Maria che, no, che spreca 300 denari, la paga di un anno di nuovo, cioè 15-20 mila euro, sprecate lì sul piede di Gesù per la festa è uno spreco, la festa c'è il vitello grasso, la festa si fa il pranzo un po' di più di quello che serve per mangiare, no? Perché sennò che festa sarebbe, no? La festa è un segno della gratuità di Dio, dell'immensità del dono di Dio. Ecco, quando San Giovanni dice, fratelli, non amatevi con le parole, con la lingua, ma in opere e verità. Avrete sempre sentito predicare che non basta parlare di amore, ma bisogna operare, no? Quella verità lì nessuno l'ha mai sentito predicare. Cosa vuol dire quella verità? In opere e verità. Non basta le opere, perché sono opere che vengono da un cuore vero, come Maria che rompe quel genere. Questo cuore è un cuore solo umano, o dire, ce la facciamo da soli noi ad amare? Ce la facciamo solo umanamente ad amare, oppure abbiamo bisogno dell'amore di Dio? Dell'amore è un fatto, cioè noi siamo nati dall'amore dei genitori, siamo capaci di amicizia, siamo capaci di amore. Il peccato ci rende quasi sempre capovolti, per cui sempre approfittare, sempre possedere, sempre misurare, eccetera. Per cui l'amore ha una base umana molto bella, ma ha bisogno della grazia, la verrà dove entra l'amore proprio, che di cui siamo pieni tutti fino all'ultimo capello, siamo così di nostro. Però la grazia recupera la natura, una bella amicizia è una bella amicizia. Io dico ai preti, voi parlate di comunità, ma se non c'hai un amico, che comunità vuoi fare? un amico è un amico, non c'è bisogno che sia prete o non prete, ma deve essere amici, diciamo così, no? Ecco, allora vedete come distinguere, cioè una moglie capisce al volo se il marito gli regala le orecchine per tenere la barba, o se invece è mosso da amore, no? Non è intelligente. Ci sono alcune donne che hanno il linguaggio dei doni, per cui qualunque donna arriva si sentono amate, magari il marito riesce anche a ingannare. Ma in genere una donna abbastanza intelligente capisce il mondo se quello che fa, che non arriva tardi, che vede la televisione, che non si intende di fare i figli, e poi gli regala le orecchine, sarà buona per un mese, no? Invece, no? Poi gli uomini non sanno, ma questo è da parentesi, che le mogli, le donne, ogni attenzione che hanno, ogni regalo che hanno, vale uno. Può essere un bacio, una parola d'amore o gli orecchini da 5.000 euro, vale sempre uno. Invece un uomo dice, con le orecchine per 2 mesi starà a parlare. Questo lo spiega molto bene Gray nel libro Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere, che è un libro che vi consiglio vivamente, perché è riuscito a risolvere alcuni problemi del femminismo egalitario a tutti i costi, con tanti esempi, con tante cose divertentissime, però, no? Che vale la pena leggere per capirsi meglio tra marito e moglie. Allora, per finire questo ho parlato abbastanza. Gesù dice a Santa Faustina, questa che ha scritto il diario spirituale, che ha avuto questa rivelazione della misericordia, no? L'abbiamo fatto domenica scorsa, la domenica della misericordia, no? Il giorno in cui è stato canonizzato Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Che viene da Santa Faustina, Gesù rivelando a Santa Faustina, rivelava la sua misericordia, no? Cose bellissime, diciamo. A un certo punto ogni tanto gli dice, vedi, il mio cruccio più grande vuol dire il dolore più grande che ho, cioè ciò che più mi dice, per me è il male più grande, mica dice, no, i drogati, i terroristi, i massoni, quello che sia, no? Dice, il mio cruccio più grande sono anime elette, i preti, ma anche i cristiani che si impegnano
non solo andare a messa domenica, toccare in più, toccare in più la messa domenica, già si è un po' eletto. Anime elette che danno più importanza alle loro miserie che alla mia misericordia. La miseria è sempre una misura sulle nostre opere, i nostri propositi, se li mantengo, se non li mantengo, no? Allora, se do troppa importanza ai miei limiti, alle mie capacità, Gesù, da lì ne deriva il male più grande dell'umanità, eh? Dice Gesù, il cruccio più grande, oh, eh? Dice lui. Se leggete, non ne potremo parlare, il quinto capitolo sulla lotta ascetica, cioè cosa vuol dire un cristiano che si impegna, no, a vivere il Vangelo? In genere uno pensa, cioè, Dio mi dà la grazia e devo meritarla, no? E così non se ne esce proprio. Così la vita diventa... Quindi quando uno pensa che deve meritarlo, non vuole... Quando uno pensa che deve meritarlo, che non ci riesce. La felicità scompare. Ogni giorno ci sarà sempre qualcosa che non è andato bene. Io non c'è un giorno che posso dire alla fine ho fatto tutto bene. L'orazione, il canadito, la carità va bene. Cioè, no. Uno ci pensa, fa, ci crede, ci lotta, ma deve usare le sue miserie sinceramente, chiamare quello che sono, per l'egoismo se l'abbiamo. Essere sincero e andare da Gesù, cioè esercitare la libertà di scegliere Gesù, cioè per santificarsi Gesù ha bisogno della nostra libertà, non dei nostri meriti. La libertà ce l'ha data per amare, senza libertà non si può. La libertà deve esprimerla. Cosa voglio? Voglio stare con Gesù o mi voglio godere la Juventus? Non confesso una persona, sono così, non mi faccio trovare. Allora, cosa voglio? Cosa voglio? Ecco, no? E a un certo punto lui comincia a voler sempre di più il dono della grazia, il dono dello Spirito Santo, vedere Gesù, convertirsi a Gesù, ma anche la conversione è un dono, dice San Paolo, nessuno può dire Gesù è il Signore, cioè il valore sovrano del cuore, come un bambino con la mano che funziona da solo, quella è la conversione, no? Uno quando è convertito guarda un tesoro, una perla preziosa e vuole averla a tutti i costi, no? Ecco, nessuno può dire Gesù è questa perla preziosa senza Spirito Santo, perché è tutta grazia. Però devo volerlo, chiederlo, chiedetevi se l'ha dato e usate il terapeuta. Questo è il capitolo quinto, ve lo consiglio vivamente, perché imparare a usare bene le nostre miserie, quello ce l'abbiamo, no? Quello ce l'abbiamo, se lo usiamo bene, sono un tesoro, però di più non posso dirvi di quello, no? Poi, per finire, ecco, non basta amare, bisogna che gli altri se ne accorgono, cioè, passaggio non trascurato. Questa è una cosa molto importante. Cioè, tutti gli uomini del mondo sono sicurissimi di capire la moglie. Capirai, da tanti anni tutti insieme, se non la conosco. Insomma, quasi nessuna moglie del mondo si sente capito dal marito. C'è sempre qualcosa che mio marito non mi deve capire. Perché le donne a volte tornano su cose di 20 anni prima, perché 20 anni fa quando tua madre diceva tu non perché non sono mai riuscita a esprimersi fino in fondo prima del marito incomincia a far segni di ma dai, dai, l'ho capito, ma stringi, è finito, quando si dice una moglie stringi, cioè lei non si sente capito, allora tenterà ancora poi di farsi capire per la 20ª volta, sentire, no? Se invece un uomo dice, senti, fammi capire, ti ascolto, quindi dice, hai detto questo, ci manca qualcosa. Mi pare che lì c'hai ragione. E com'è? Cioè che richiede uno sforzo, sì. Veramente. D'accordo, ma bastano 5 minuti in più, 5 minuti. E vi risparmiate ore e ore di maloni. Ma ore e ore. Cioè, nel libro Le crisi dell'amore, c'è una prima coppia, c'è l'arte del dialogo. Cioè, quando c'è qualche contenzioso, marito e moglie, sbagliano sempre nel parlare. C'è tutte volte risposte. Magari cercano di tenere giù i toni, perché sono bravi, vogliono santificarsi, eccetera. Però, cioè, però il padre del dialogo, e allora lì si spiega come si parla quando c'è un problema, diciamo così. Per finire questo capitolo vi racconto del capitano Russo, un aneddoto. Noi sono i 20, siamo in ritardo.
c'erano dei russi che, non so se conoscete questi racconti bellissimi, vicino a Mosca c'era un lager in cui mettevano tutti i cristiani, tutti i credenti, se li beccavano a pregare in chiesa 4 anni, lasciarono aperte alcune chiese del centro con qualche vecchietta, poi tutto il paese era proibito, no? E lì c'erano ortodossi, cattolici, protestanti, la sera pregavano tutti insieme e ne sono successi di tutti i colori. Però c'era il capitano di questo lager, che era un aguzzino, quando entrava uno lo legava al letto e gli rompeva i piedi perché non scappasse, no? Infatti quelli che raccontavano poi questi erano riusciti a scappare in Svizzera ed erano tutti claudicanti dopo anni, no? Il torturavo per sapere dove era la stampa clandestina, cioè era un aguzzino. E un giorno si converte, un giorno bussa alla porta del carcere un bambino di 10 anni circa con una rosa in mano e dice: voglio vedere il capitano. E chi sei? Dice: voglio vedere il capitano. Cosa vuoi? Voglio vedere il capitano. 10 anni. Il soldato del capitano dice: c'è un bambino che vuole vederlo, e che vuole? Non lo dice. E chi è? Non lo dice, fallo entrare. Quando arriva dice: oggi è il compleanno della mamma e mio papà mi ha insegnato a regalare una rosa alla mamma il giorno del suo compleanno. Ma mia mamma è in carcere perché ce l'hai messa tu, e mio padre pure è in carcere perché ce l'hai messa tu. Io pensavo che dicesse: dagli la rosa a mia mamma. No, molto più bella. Dice: io vivo con la nonna che mi insegna a pregare e mi dice che noi cristiani non solo dobbiamo amare i nemici, ma non solo dobbiamo perdonare i nemici, dobbiamo amarli, e per questo sono qua. La rosa che non posso dare alla mamma te la do a te. Gli ho dato la rosa e se non dà. Quando gli è venuto un trauma, non ho capito più niente. Per un mese ho cercato disperatamente di dimenticare il fatto, non ci riuscivo, si è convertito, ha dato le dimissioni, l'hanno inseguito, pedinato, scoperto, l'hanno messo in quel carcere lì, pensando che l'avrebbero massacrato, invece l'hanno accolto da un buon cristiano, no? Ed è morto in carcere, maltrattato più degli altri. C'è un bambino che sa amare, cosa può fare, no? Per cui sapere di amore è molto interessante.